Grazie. Allora, eccoci con un nuovo video, un video in collaborazione con Serena, perché come sapete ormai tutti i venerdì di dicembre sono video in collaborazione con lei. Oggi abbiamo deciso di rispondere a delle domande che ci avete fatto voi, ce ne avete fatte veramente tantissime, quindi abbiamo fatto un po', abbiamo un po' preso quelle un pochino più importanti o comunque quelle più richieste. E abbiamo appunto deciso di rispondere insieme, quindi un video tag. Voglio dire una cosa prima di iniziare questo video. Allora, tantissimi di voi mi stanno massacrando di messaggi per quanto riguarda queste fascette qua. Allora, l'ho scritto su Instagram, sono praticamente fascette che ho acquistato in un negozio qui di Alessandria che si chiama Amidali. E è un negozio di abbigliamento, di scarpe, un po' tutto, e ha questi accessori qua che secondo me sono meravigliosi, quindi se volete qualche notizia più andate su Instagram, ci sono tutti i contatti e fa anche spedizione online. Ve lo dico perché davvero me lo state chiedendo in tantissime ed è l'unica maniera per rispondere a tutte in modo adeguato. Voglio anche scusarmi se purtroppo non riesco a rispondervi tutti sotto nei vostri commenti, ma li leggo tutti, li ho sempre letti tutti e mi fanno strapiacere, e ci tengo a dirvi che se non vi rispondo non è per cattiveria o perché non li leggo, ma perché sono molto impegnata. Questi video mi impegnano veramente tantissimo e quindi non riesco a soffermarmi e rispondervi a tutte, però sappiate che i commenti li leggo sempre tutti. Chiusa la parentesi, iniziamo questo tag, iniziamo a rispondere a queste domande, e sono tutte domande natalizie. Allora, iniziamo con la prima, ed è: quanto è importante per te il Natale, cosa significa? Allora, per me il Natale è una festa religiosa, è una festa molto importante che aspetto veramente con ansia e con davvero molta, molta felicità durante l'anno. Non vedo l'ora che arrivi il Natale. Per me è la festa più importante di tutto l'anno, perché è un momento per stare insieme, è un momento di relax in famiglia, è un momento davvero di spensieratezza, è importante. Io non vedo l'ora che arrivi il Natale, proprio perché è un momento per stare tutti insieme e per dimenticare anche per una giornata i pensieri brutti, i problemi della vita. Io credo che nel giorno di Natale si dimentichi tutto ciò, poi per carità poi ritornano, però questa festa qua ha proprio questo potere e per me è una festa veramente speciale. Non so descrivervela perché credo che sia molto difficile esprimere a parole il significato di questa festa, proprio perché è una festa che arriva proprio dal cuore, quindi mi è difficile spiegare quanto sia importante per me. Perché poi festeggi il Natale in quanto festa religiosa, solo come festa? Assolutamente in quanto festa religiosa, assolutamente. Per me il Natale ha un significato solo, e quindi la nascita di Gesù è importantissimo, è un valore molto importante, e quindi per me il Natale è questo. Poi per carità c'è tutto il contorno, quindi poi è tutta una festa, ovviamente deve essere anche così, però come prima cosa per me è il valore religioso. Canzone natalizia, musica preferita. Allora, io amo tutte le canzoni natalizie, tutte le musiche natalizie mi piacciono veramente tantissimo. La mattina di Natale, quando mi preparo, vado proprio su YouTube e cerco tutte le canzoni natalizie. Quando mi preparo, mi trucco, in sottofondo ci devono essere sempre, ma ce n'è una che mi piace tantissimo, ad esempio Last Christmas mi piace tantissimo, ma ce n'è una in particolare che quando sento alla radio o sento per caso dal telefonino mentre sono a casa, mi fermo e inizio a ballare, cioè mi piace tantissimo, ed è, l'ho segnata perché non mi ricordo mai il titolo, è Do They Know It's Christmas. Ve la faccio sentire un pezzettino proprio veloce. Ecco, questa è la mia canzone preferita, è proprio quella canzone che quando la sento partire anche alla radio, boh, inizio a ballare perché mi fa proprio entrare nello spirito natalizio. Altra domanda è questa qua. Allora, altra domanda: albero, presepe. Allora, io ho sempre fatto l'albero, quando abitavo ancora a casa con mia mamma, così, mi ho sempre fatto l'albero. Il presepe sinceramente no. Però da quando vivo da sola il presepe non può mancare insieme all'albero. Se devo fare una scelta preferisco esteticamente l'albero, ma ovviamente il valore del presepe è un valore
più grande, quindi da quando vivo da sola il presepe non manca a casa mia. Sicuramente un presepe un po' alternativo, un po' particolare, però ci deve essere, assolutamente. Però Gesù Bambino io come tradizione lo metto all'interno del presepe il 24 a mezzanotte, non prima. Quindi rispetto proprio le date. Cosa ti fa dire finalmente Natale? Allora, cosa mi fa dire finalmente Natale? Le luci lungo le strade, le luci sui balconi, le luci sopra i tetti, le luci sugli alberi, cioè mi fa dire è arrivato Natale, in primis le luci, perché veramente mi fanno proprio entrare nell'atmosfera natalizia. Mi piace andare in giro per negozi quando ci sono ormai tutte le luci accese della città, quando c'è l'albero grosso illuminato al centro delle piazze. Diciamo che le luci sono la prima cosa che mi fa dire è Natale. Il tuo dolce natalizio preferito? Allora, io amo il pandoro, è una cosa che mi piace tantissimo, un dolce al quale assolutamente non rinuncio. E un'altra cosa che amo come dolce natalizio, se così si può dire, sono le candy cane. Sapete che ormai chi mi conosce lo sa, io le amo, quindi le candy cane a casa mia non mancano nel periodo natalizio, mi piacciono tanto. Poi, ricordo natalizio dell'infanzia. Allora, ricordo natalizio dell'infanzia è il 25 mattina che non vedevo l'ora di alzarmi dal letto per andare a aprire regali. Proprio passavo una notte insonne perché aspettavo il mattino con un'ansia pazzesca e alle 6 ero già in piedi che fremevo perché volevo aprire regali. Quindi il ricordo per me più bello è proprio l'attesa del 25 mattina per aprire regali, perché secondo me i regali vanno aperti il 25 mattina, perché Babbo Natale, Gesù Bambino passa il 24, quindi assolutamente tassativo regalo il 25, quindi per me il ricordo più bello è quello, ovviamente da bambina. Poi, qual è la cosa a cui non puoi rinunciare a Natale? Allora, gli addobbi, proprio non posso rinunciarci. Le luci, non, per me non è Natale se non c'è l'albero, per me non è Natale se non ci sono gli addobbi, per me non è Natale se non ci sono le luci, tutte queste cose qua. Cosa vorresti ricevere per Natale? Allora, ci sono tante cose che vorrei ricevere a Natale, non solo materiali, e diciamo che il regalo più bello quest'anno l'ho avuto da mio marito, l'ho già dovuto aprire perché sinceramente non è mai stato impacchettato, e la mia richiesta più grossa di quest'anno era l'asciugatrice e mi è arrivata, quindi diciamo che il regalo che più desideravo quest'anno era quella e è arrivato, e poi vedremo, chissà se durante l'anno ci saranno regali più importanti. E ultima domanda, Natale è famiglia, Natale è amore, Natale è nascita, Natale è magia, Natale è Babbo Natale, Natale è Gesù Bambino, Natale è tutto, perché Natale è Natale secondo me. Come ho detto all'inizio, Natale per me è la festa più bella e più importante, quindi Natale per me è tutto. E spero che questo video vi sia piaciuto, spero che le mie risposte vi abbiano soddisfatta, vi siano piaciute. Voglio sapere anche quali sono le vostre risposte alle domande che più vi interessano di più. Scrivetemele nei commenti, sono adesso curiosissima di andare a vedere quali sono le risposte di Serena, e mando un grosso bacio a lei, mando un grosso bacio a voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!